Sì, penso, mi viene a pensare che come quando l'impressione è che, ripeto, non sono uno studioso del campo, ma l'impressione è che siamo in quella fase esplorativa, esplosiva, proprio da Big Bang, in cui facciamo questo prima di iniziare a fare questo, avere dei punti un po' più fermi. Però vedo, sto vedendo una serie TV, Feel Good, conosci? Ok. Non l'ho vista, però ho sentito parlarne. Carino, la protagonista è Mi Martin, che si chiama veramente così, è una comica. Sto facendo difficoltà perché ho letto che il suo Wikipedia è inglese e lei... No, in realtà lei ha detto che le va bene il they, ma anche il she. Però stavo pensando in italiano come fare, quindi sarò su lei che non mi complico la vita. E c'era questa battuta, dice, no, tu come... definisci quindi donna, uomo, dice, no, io né donna né uomo mi definisco un po', dice due nomi che io non conosco, fai un po' Adam Sandler, un po' Patty Pravo, non lo so, no? Però la battuta che ti fa capire è effettivamente questo spezzettamento che poi Sì. arriva a livelli prossistici. Ok, interessante. Senti, non ti posso chiedere a livello di terapia cosa fare perché di nuovo quindi la terapia con le persone, cioè dipende dal tipo di problema che portano. Però ti chiedo due cose. La cosa numero uno, tu nasci come terapeuta gestaltica, se non ricordo male, giusto, vero? Ok, però ti sei fatta con noi, immagino anche per conto tuo, una carrellata di workshop. Hai fatto più workshop di terapia breve tu che io. E sicuramente in un certo senso è vero, cioè più tu dei nostri, perché io i nostri di solito io non li faccio, o li tengo, o li faccio agli altri. Però no, per dire, hai una... penso che tu abbia una buona esperienza anche come terapeuta breve, no? Mi dici quali sono, secondo te, nella tua esperienza clinica, Iva, che vantaggi ti può aver dato in questo aspetto del tuo lavoro? Gli apprendimenti di terapie brevi. Allora, premesso che io sono, come dire, una fan sfegatata della terapia seduta singola, io sono proprio la Yeah! prima, sono stata una delle È prime, nel senso, vero, chi è terapeute? tu eri nel primo dove eravamo Esatto, in esatto. 17. Sì, me lo Io avrei ricordo. pagato col sangue per esserci e quindi io sono stra orgogliosa di essere una delle prime terapeute formate in terapia seduta singola in Italia. Grande. No, no, scusa, non una delle prime, la prima, perché cioè la prima insieme a quegli Sì, altri diciamo nel primo 17. gruppo, Il quindi primo sì, la gruppo, prima. sì, esatto. E premesso questo, che per me è stato, come dire, proprio un vantaggio, una risorsa enorme, proprio stravolgere il mio mindset, il quid in più che io trovo nelle terapie brevi, anche in questo tipo di lavoro specifico, è legato alla possibilità di utilizzare degli strumenti rapidi, molto concreti. Che spingono all'azione immediatamente e quindi alla possibilità di mettere in atto delle cose da subito, cosa che non in tutti gli approcci psicoterapeutici è così evidente, no? In Gestalt, per esempio, si lavora molto in terapia durante l'incontro, facendo degli esercizi, facendo si dice mobilizzazione dell'energia, no? Quindi delle robe tipo psicodramma in qualche modo, no? Molto forti dal punto di vista emotivo, a volte si arriva anche a una vera e propria catarsi emotiva, no? Molto importante, molto espressiva. La Gestalt è uno degli orientamenti di tipo espressivo, quindi si lavora molto su questo, ma non ci sono esercizi, come dire, da fare a casa. Tu esci da lì, si è fatto il tuo bel piantarello, hai sbloccato un po' di cose. Stai, sedimenti, no? Fino alla prossima seduta, ma non è che hai delle cose da fare subito in genere, a meno che non, come dire, il terapeuta non abbia individuato un percorso terapeutico che prevede degli step reali, tipo ok, qui ti sei sfogato contro tua madre, ne hai detti tutti i colori, adesso cambiamo fuori da qui la reale relazione con tua madre, quindi in qualche modo si lavora sulla comunicazione, si ribalta completamente il tipo di approccio relazionale. Ok. Le terapie brevi hanno questa cosa, secondo me, che è molto funzionale, quella di dare la possibilità alla persona. Allora, io penso a due cose in questo momento, faccio degli esempi concreti così magari ci capiamo Sì, meglio. grazie. Uno è gli approcci solution focused.
che spostano l'attenzione, ovviamente, dal problema alla soluzione. Questo permette, soprattutto nelle situazioni, a mio avviso, di omofobia interiorizzata, di spostare in avanti e dire: ok, immaginiamo che tu sia oltre il problema. Che succede quando tu non hai più questa omofobia interiorizzata? Immaginiamo che tu abbia fatto coming out, ok? Cosa fai di diverso, no? E bla 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 bla. Questo dà la possibilità alla persona di spostarsi in una situazione già più comoda, già più a suo agio, senza tanta ansia, o fa fatica a immaginarsi, no? Perché le persone ti dicono: io non ho idea, no? Che ne so, boh, non ci riesco, sono qui, sono incastrato qui, no? E questa è una prima risorsa utile che io ho trovato eccezionale. L'altra è la possibilità di smontare, al pari delle convinzioni limitanti, diciamo, no? O come dire, dei trip che ci facciamo a livello ossessivo, in qualche modo, a livello anche di ansia, di pensieri, di smontare quelli che sono i pregiudizi, gli stereotipi. Perché un lavoro che si fa spesso, soprattutto mi riferisco alle persone che vengono lì perché non accettano di essere gay, bisessuali, trans, eccetera, che loro hanno un preconcetto rispetto a che significa essere gay, essere lesbica. Per cui gay è lo sfigato che sarà sempre a piangere, che non vorrà più mai nessuno, che non puoi avere figli, no? La classica frase che dicono i genitori: ah, ma io volevo dei nipotini, come se tu automaticamente ti cade il pisello, non puoi più fare figli, non puoi, no? Avere questo tipo di realtà, cosa che non è vera, per esempio. E quello è l'incastro, spesso e volentieri, cioè la mia idea di che cosa succederà se io farò coming out, la mia idea di che cosa succederà se si saprà che io sono gay, perché la mia idea di essere gay è negativa, la mia idea di essere gay è limitante, no? E che ne so, che mi devo nascondere sempre, che mi piano ammazzate sotto casa, che mi incendiano la macchina. Ok, ci sono, ahimè, purtroppo ancora. Speriamo di arrivare a una legge che tuteli in questo senso, ma non è la regola per fortuna. Okay? Non siamo in paesi dove vai in galera per tutta la vita o addirittura ti uccidono. Non siamo in Ungheria. Dicevi? Non siamo in Ungheria. Non siamo in Ungheria, non siamo neanche nell''ndrangheta. L''ndrangheta è terribile, per esempio, da questo punto di vista. È impossibile essere gay nell''ndrangheta, per esempio. Interessante. Io devo smettere di fare queste intese da 30 minuti perché e poi con te siamo già a 40 minuti, Ti mancano 300 minuti. porca miseria! Ma guarda, sto pensando a un nuovo format in realtà, quindi sappi che ti reintervisterò. Facciamo appuntate. Facciamo puntate. Facciamo puntate, potrebbe essere interessante qualcosa. Va bene. Senti, ti faccio l'ultima domanda, che è quella che faccio sempre. In realtà, secondo me, già è un po' risposto, però vediamo come la sintetizzi qui. La mia ultima domanda è questa: immagina di dover dare un suggerimento a degli psicologi, cioè uno studente di uno psicologo studente, ok? Quindi può essere studente di psicologia o che sta studiando. Un suggerimento di che tipo? Un esercizio da fare, una pratica da fare nella vita di tutti i giorni, che però gli possa essere utile all'interno della sua pratica clinica con persone, con tematiche LGBT. Ok, allora, immaginando la maggior parte di colleghi e colleghe eterosessuali e cisgender, un esercizio che io faccio fare sempre, per esempio durante le mie formazioni, è quello di prendersi un impegno per 30 giorni, quindi un mese, di comportarsi dovendo nascondere l'identità del proprio partner, della propria partner. Quindi a Fantastico. domanda eludere, cioè come dire, non puoi dire che sto con, che ne so, Stefano, devi dire sto con una persona, oppure sì, ho una relazione da X tempo, no? Ma volete figli? Ma no, come dire, cioè di non fare intendere in nessun modo il sesso, il genere della persona con cui tu stai, per esempio, no? Questo in tutto, quindi una volta si usava per esempio la foto come sfondo del cellulare, no?
la devi levare. Se i colleghi ti chiedono, ma cosa hai fatto questo weekend? Non puoi dire sono andato con la mia fidanzata al mare. Sono andato al mare con chi? Con amici, no? Non puoi dire Cioè, neanche con la persona con cui mi vedo. cercare in tutti i Mi modi, togli come, tutto. allora, tu immagina che tu devi nascondere a tutti i costi, hai questo, sei una spia, tra virgolette, no? Devi nascondere la tua identità. Allora, questo significa che tu devi nascondere anche qualunque dettaglio che possa far capire all'altra persona Il tuo orientamento. con chi stai, o se Ok. hai una relazione, per esempio. Cioè, che Ah. magari si sa che c'è una relazione, ma non si sa con chi, perché Ok. magari si capisce che c'è una relazione, no? Questo può essere un esempio di esercizio. Un altro, adesso non si usano più le riviste cartacee, una volta questo esercizio si poteva fare, adesso non si fa più. Era quello di andare in giro con una rivista targettizzata, no? LGBT, gay, Babilonia, Pride, piuttosto che Wanda, no? E così via. Erano, come dire, le riviste storiche. Già quello una volta ti identificava automaticamente come gay, anche se tu non sai manco che significa la parola, però andare in giro con una rivista di quel tipo era come se ce l'avessi scritto in faccia. Adesso chiaramente è diverso. Allora, andare in giro con la borsetta di, no, arcobaleno, no, per esempio, o andare in giro con un adesivo, o che ne so, un foulard, qualcosa che faccia intendere, no, una certa vicinanza, non lo so, per esempio. Quindi l'esatto contrario. Da una parte io non faccio capire con chi sto, non faccio capire di essere eterosessuale, di essere omosessuale e così via. Gli omosessuali sono abituati a questo. Sono gli etero che si devono fare questo tipo di esperienza, no? Fantastico. Ma questo con tutti, cioè anche quando parli con la mamma, no? Gli puoi dire, guarda che, no? Ti chiede, Sì. e tu devi dare per scontato che non sta dormendo lì, magari, che non è, che non ci convivi insieme, no? Perché la mamma non sa che tu convivi col tuo compagno, magari, no? Certo. È un amico, e quindi tu utilizzi il nome di un amico, per esempio, no? Oppure stai al telefono, fai attenzione con chi parli, perché qualcuno potrebbe capire e sentire la voce, e invece no, non lo puoi fare questo, no? Cioè tutte Accidenti. quelle sfumature che ti posso assicurare che per una persona eterosessuale che non ha mai avuto questo tipo di pressioni è estremamente difficile da fare. Perché chi è nel privilegio vale per i bianchi, io sono bianca, quindi comunque ho un privilegio rispetto alle persone nere o latine, eccetera, non si rende conto della difficoltà che si vive. Fantastico, è Ok? bellissimo questo esercizio, Paola. È bellissimo questo esercizio. Sì, fallo, fallo. Prenditi 30 giorni di tempo, co co come quando tu devi installare un'abitudine, sono 21 giorni si dice. Prenditi 30 giorni di te, per 30 giorni ho fatto questo. E devi stare attento a cogliere ogni aspetto, come se tu dovessi, come dire, nasconderti veramente, no? Quindi stai al telefono, no, no, no. Devi stare attento con chi parli, perché se si capisce che tu dall'altra parte c'è un uomo, tu sei in pericolo magari, no? Ok. Sei in difficoltà. Qualcuno potrebbe fa farti una battuta, oppure che ne so, cammini e qualcuno vede la foto di un ragazzo, no, sul tuo cellulare e ti epiteta, no? Dice a brutto frocio. Ah, sì. Quindi mettersi, ovvio che non è che sto dicendo andiamo come dire, sotto casa Pound. No, con la Ah, bandiera chiaro. arcobaleno, Yupido Yupido, magari arrivano le mazzate. No, però cercare in tutti i modi in 30 giorni di eliminare, di fare attenzione, perché noi siamo abituati poi, no? Per noi è normale, ma di fare attenzione a tutto ciò che potrebbe far capire all'altra persona il nostro orientamento sessuale. Lo faccio e ti dico come va. Ti dirò tra 30 giorni, probabilmente ti dirò, guarda, ho bisogno di altri 30 giorni perché la mia vita sociale è zero, quindi non ho incontrato nessuno. Però, a parte questo, però no, è fantastico perché capisco il voler aiutare un processo di sintonizzazione e anche di empatizzazione con queste Sì. persone. Fantastico. Posso dire una difficoltà? Ho trovato difficilissimo dire queste persone perché mi crea un confine, no? Cioè, per me non esistono queste persone. Non so se ti ho dato l'idea, no? Sì, sta di ghetto, no? Come dire, queste persone, Esatto, come se fosse esatto. un'altra Queste razza, no? persone. Però se tu dici, per esempio, è corretto, invece di dire gli omosessuali, dire le persone omosessuali.
come dire, le persone eterosessuali, Sì, come dire, le persone trans, no? Quindi certo. non oggettivizzare la parola, ma utilizzarla, cioè il contrario, non soggettivizzarle gli omosessuali, ma Sì. utilizzarla come oggetto. Questo non ci aiuta molto la lingua italiana. Ok. Paola, super fantastico. Credo che abbiamo battuto tutti i record, che questa sarà l'intervista più lunga di sempre. Tagliamo i 10 minuti prima. Tagliamo i 10 minuti. No, no, no. È un argomento interessante. Ti farei tante, tante altre domande. Penso che ti stia perdendo credibilità, perché lo dico sempre. Quindi è il sintomo del problema che dura troppo poco. Però questa è veramente la più lunga, quindi insomma è così. Grazie mille. E io invito tutti, peraltro, a visitare il tuo sito, i tuoi social, a chiederti anche tu se sei super disponibile. E alla prossima. Grazie a te. Un bacio. Ciao.